Benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Sono TufoMix e quest'oggi siamo ancora qua alle prese con il nostro personaggio Petronio Potter. Petronio Potter che ha appena imparato a fare le pozioni, che adesso sta andando. Dove sta andando? Abbiamo appena fatto l'ultimo combattimento, quello finale, e lo abbiamo vinto. C'è il nostro amico qua che fa delle prove pratiche, non so che sta facendo, gioca con la pallina. Vabbè, lui gioca con la pallina. Noi ci andiamo nel menu, ragazzi, vediamo quale missione possiamo andare a fare al momento. Vedete, qua c'ho la testa che mi tocca dietro, facciamo così, che sto un po' meglio. Ok, diamo delle missioni, vediamo cosa abbiamo da poter fare. Potremmo fare le gobiglie, il tesoro. Dai, facciamoci le gobiglie intanto. E poi facciamo gli incantesimi. Dai, una cosa con calma, tranquilla, tranquilli, tranquilli. Cerchiamo tutte le gobiglie che ci sono rimaste qua dentro, sono sei in tutto, mi sembra. E ci passiamo 5 minuti così, veloci, veloci. E nel frattempo, ovviamente, vi ricordo, vi ricordo, più che vi ricordarvi, vi ringrazio. Vi ringrazio per essere sempre presenti nei miei video, per guardare i miei video, per lasciarmi like, per lasciarmi commenti, per... Chi è questo? Vendere contro un nuovo arrivo. Non me l'aspettavo proprio. Capita, che dici? No, Quindi è impossibile batterti, eh? con un po' di fortuna puoi farcela anche tu. E Pare che a Marunwin avessero qualche problema con dei bracconieri. questo che dice? Peccato sia già finito. Avevo appena iniziato a scaldarmi. Sarà per la prossima volta. Va bene, dicevo, ringrazio coloro che mi seguono, che lasciano un like, che lasciano un commento, che si iscrivono al mio canale, ragazzi, ringraziamo tutti, anche solamente quelli che passano 5 secondi a guardare i miei video e poi se ne vanno via. Non è un problema, io ringrazio tutti quanti perché fa piacere e tutto questo aiuta il canale in tutti i modi a crescere. Vediamo se c'è qualcosa da vedere qua. Là dietro c'è qualcosa, ma non ci fa sicuramente entrare. Vediamo. No, qui c'è il bagno, ma non ci fa andare dall'altra parte. Tutto chiuso. Torniamo indietro. Ok. Quindi dopo i ringraziamenti, i saluti. Salutiamo i nostri amici YouTubers, come sempre, i nostri amici che si divertono a portare i loro contenuti sui loro canali YouTube sono Alessandro Gamer, sono Eburneo e sono Lupo del Tubo. Portano simulazioni di calcio, simulazioni di motori, giochi di ruolo, fantasy, mobile, giochi d'azione, insomma, portano un po' di tutto. Mi raccomando, andate a trovarli, sicuramente Rivendo. qualcosa che vi piace, che succede, qualcosa che vi piace nel loro canale lo troverete sicuramente, ne sono certo. Sono Lupo del Tubo, Alessandro Gamer e Eburne. Allora, proseguiamo la nostra avventura, cerchiamo, ma dove sono queste gobbie di Zenobia? Forse siamo un po' lontani, ma noi tutto ci facciamo un giro perché magari a volte troviamo qualcosa di interessante girando, per la scuola, eh. A volte si trovano cose che non ti aspetti e che poi ci fanno comodo e servono anche per proseguire nella nostra avventura. Che c'è là sopra in alto? 53. Direi che sono. Ci siamo quasi. Intanto prendiamo questa guida pratica che ci fa aumentare un po' di livello, eh? E vediamo cos'altro c'è in Rivendo. giro, eh? Niente di che. Come vi dicevo, prendiamo sempre tutto quello che troviamo perché fa sempre comodo. La gobiglia potrebbe essere quassù da qualche parte nascoste. Hanno detto che sono quasi tutte in alto, quindi probabilmente anche questa lo sarà, eh? Sembra che bisogna Possono andare ancora. tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Qua non eravamo ancora mai arrivati, eh? Siamo arrivati in un luogo che ancora non eravamo arrivati. Che Dimmi. piacere rivederti, mio giovane amico. Anche a me non c'è male. Allora, andiamo su perché mi sa che la gobiglia sia su da qualche parte. Ah, su per la scaletta, va bene. Qua, Rivendo. niente di che. Un ornitorinco, Figus, un ornitorinco mi piacciono un casino. Allora, andiamo su per di qua.
Oh, siamo in un posto dove non siamo mai venuti, eh? No, 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 non devo andare giù. Intanto prendiamoci questa che ho visto adesso. E passiamo al livello 12. Modello di lettura della mano. Questo modello di una mano è demarcato per aiutare gli studenti a far pratica nell'arte della chiromanzia. In base all'angolazione dalla quale si legge, mostra una considerevole linea della vita o la probabile morte entro 2 settimane. Madonna, è sfiga. Livello 12. Grande. Vediamo che altro c'è qua. Niente di che. C'è la gobiglia, però. La gobiglia che dovrebbe essere lassù da qualche parte. Vediamo di prenderla. Dove sta la gobiglia? Si può salire di più qua? No, quindi oh, qua c'è qualcosa, eh? Vediamo. Forza. Cappello della stretta signorile. Beh, insomma, ci può fare comodo, eh? La gobiglia però dovrebbe essere lassù da qualche parte. Non la vedo. Però sembrerebbe dritto a noi, eh? Mi fa il simbolino qua, mi fa così. Mi fa andare... Perché mi fa andare giù? Vediamo. Mi fa scendere? Devo tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Ho capito, ma eccola. Una delle gobiglie di Zenobia si è incastrata nel lampadario, eh? Va bene, andiamo a cercare la prossima, ragazzi. Abbiamo tempo record per le gobiglie. E ora che combini? Cerco le gobiglie. Quindi? Revelio. Vado in qua, ma lontano. Ah, sono tutte là le gobiglie. Ah, là stiamo attenti. Dobbiamo travestirci, ragazzi. Allora, travestiamoci subito, eh. Questo lo freghiamo, eh. Oh, fregato. 500 monetine. Questo invece che ci dà? 5, 5, ah, beh, 56, va bene. Allora, torniamo a cercare... 34, vediamo un po', però ci dice di andare giù, eh. Quindi ci... tenere gli occhi aperti. Eh sì, bisogna scendere. Però ci fa scendere adesso, eh. Ci dice che è là sopra, eh. Ma ero sopra, non me lo facevo. Allora, torniamo su, eh. Praticamente è là. Quindi se adesso noi andiamo su per di qua, in retro, così, è in quell'angolo là. Ma non l'ho visto. Ah, forse in mezzo qua non me ne sono accorto. Vediamo. Ma guarda dov'è. Ma guarda dov'è. Mannaggia. E siamo tre, vai. Tre gobiglie e l'altra bisogna scendere di brutto, eh. Ma dove cacchio gliela nascosta questa qua, le gobiglie? Non so che stava un po' su coglioni, però nascondergliele così anche lei
andiamo a cercare. No, super di qua. Sono tutte in alto le gobiglie. Ricordiamocelo, ragazzi. Le gobiglie sono tutte in alto, quindi anche super di qua. Mannaggia. Rebellion. Niente di interessante all'orizzonte. Andiamo su. Qui c'è una porticina. Probabilmente fuori di qua. Ah, si apre. Ok. Ma che c'è? Piove fuori? No, non siete. Sembra che piove. Oh, qua c'è qualcosa di interessante. Oh, qua è qualcosa di interessante. Al momento non ho bisogno che prenda ancora questo, devo rimettermi l'humus e lo mettiamo qua, perché con lui l'humus. Ok, c'è una stanza con dei quadri, con dei muri verdi, con dei quadri. Andiamo a vedere dove può essere, magari qua sopra. La gobiglia poi la troveremo, non preoccupatevi, stanza con il quadro verde, vediamo, è questo, perfetto. Rebellion. Dove la farfallina? Ah, eccola qua. Lumos. Vieni con me, brava stella, andiamo giù e portiamo la farfallina nel suo quadretto specchio che sia e vedrete che rimarrà. Eccoci qua, vai. E ci dà un premio. Ok, pagina della guida pratica, raccogli. Va bene, non sono tantissime. Comunque torniamo su, cerchiamo la nostra ultima, la nostra quarta, 28. Sì, ci stiamo andando su perché dovrebbe essere qua sopra. Vediamo, seguiamo le indicazioni. Allora di qua, vediamo la gobiglia dove sta. Oh, qua mi... l'ho vista subito, raga. L'ho vista subito. Perfetto. L'altra, andiamo va. Salve. Salve, salve. Buondì. Siamo sempre, ragazzi, sul mio canale YouTube. Come funziona qua? Lumos. No, non è questa, ma sarà questa. No, questa allora. Qualcosa era, non mi ricordavo, ma qualcosa era. Pagina guida pratica, raccogliamo anche questa. Siamo solo a 5, pensavo di più guida pratica, va bene. Siamo solo a 5, vediamo un po' di qua dove si va. Ah, si fanno le scale, Figus. Là cosa c'è? Qua c'era un coso che... Dove arriva adesso? Di qua? Ok, un'altra e siamo a 6 e proseguiamo, facciamo un po' di esperienza, raga, perché se vogliamo andare avanti e poi giocarcela bene è meglio avere qualche livellino in più, non vorrei dire, ma che c'è? Chi ha parlato? Ah, gobiglia là. Ho visto la gobiglia, quindi è qua dietro, l'ho vista, è là sopra, probabilmente bisogna andare su per prenderla, ma l'ho vista comunque, era là su, bella bella, tranquilla. Ah, ancora su, ruota. Ah, ok, uno rivela. Intanto facciamo questo, ok. Allora, vediamo subito, ragazzi, qua è divertente, questo è divertente. Abbiamo un simbolino qua sotto che è questo, che praticamente è il 9. Quindi 9, poi abbiamo quell'altro che invece è... qual è? Questo. Yes, 0, 1, 2, 3. 9, 3, 12. Ci vuole il 7 qua, quindi 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il polipone. E qua ci mettiamo il polipone. Questo polipone, immagino, no? Sì. L'altro dove sarà? Sarà... Ah, l'altro è là, perfetto. Quindi l'altro bisogna fare 15 e 23. Allora, abbiamo quel simbolino lì che è 2. Più 15 di 17, andare a 23, ragazzi, fa 6. Hai capito come funziona? No, bisogna contare. Allora, quello sopra è questo qui, è quello a destra, quindi è quello là in fondo.
quello sotto e quello a sinistra, quindi è quello là per andare a cercare il simbolo, ok? Bisogna fare la somma dei tre numeri, deve essere quella centrale. Quindi qua abbiamo praticamente 15, quel simbolo lì, e vedete che c'è qua, è il 2. Perché il 2? Perché si parte da qua e si fa 0, 0, 1, 2. Quindi 15 e 2 fanno 17, dalla 23, 6. Quindi 3, 4, 5 e 6. Il lucertolone malefico. Andiamo a prendere il lucertolone malefico e lo selezioniamo qua. Eccolo qua. A questo punto dovremmo aver aperto la porta. Con un semplice tocco magico si apre. Avete capito il funzionamento? Ve lo spiego un'altra volta o ve lo spiego nel prossimo, in un prossimo, in una prossima porta? Fate voi. Allora, vediamo cosa c'è qua intanto. Occhiali protettivi da sole blu. E qua abbiamo un po' di standardo della casa. Va bene. Allora, a questo punto diamo un attimo intanto cosa abbiamo trovato e cosa possiamo cambiare nel nostro abbigliamento, perché magari qualcosina di più possiamo anche mettere. Allora, intanto facciamo una svappata paurosa. Andiamo nel nostro equipaggiamento e vediamo. Allora, abbiamo gli occhiali. Vediamo se vale la pena cambiarli o no. Al momento abbiamo questi occhiali che ci danno 20 di difesa, 25, raga. Quindi al momento li cambierei con questi, che brutti. Ma che facciamo noi che sono brutti? Torniamo sugli occhiali, tasto quadrato, modifichiamo, quindi manteniamo il livello di quegli occhiali, ma li modifichiamo con quelli che avevamo prima, che ci piacciono molto di più. No. Questi, perfetto. Abbiamo gli occhiali di prima, esagonali, però, che sono praticamente del livello di questi, cioè 25. Adesso andiamo a vedere qua cosa abbiamo trovato nei capellini, cioè vale la pena o se non vale la pena. Al momento abbiamo questo, che poi in realtà noi abbiamo cambiato, avete visto quello che abbiamo noi, è diverso, ma le abilità sono di questo, quindi abbiamo difesa di 20 ed è ci vuole un livello 9. Questo ci dà difesa di 29, ragazzi. E io direi di 29 di tenercelo stretto e di fare così e passiamo a 68. E poi, beh, il berretto non è bruttissimo, ma io li voglio il mio. Quindi semplicissimo, si va qua, quadrato, modifica aspetto. Scegliamo il berrettino che è il nostro, che volevamo, è questo, perfetto. Poi non so se con il livello 12 abbiamo sbloccato qualcosa che prima non potevamo sbloccare, non mi ricordo più. Vediamo questo, livello 7, livello 10, no, il meglio no. Andiamo di qua perché avevamo due o tre oggetti che erano bloccati a causa del livello che non avevamo ancora raggiunto. Probabilmente ora l'abbiamo raggiunto, vediamo. Questo è il livello 11, infatti ragazzi questo è il livello 11. Che ci porta di 7 in più di attacco e lo prendiamo subito, però la sciarpa fa un po' che gear e quindi adesso ci rimettiamo la nostra sciarpetta che è più bellina e carina, sempre con il quadrato, avete capito mai come funziona, no? È semplicissimo. E io andrei a prendere ora questa, noi ci becchiamo questa qui tranquilla grigia, oppure questa è più carina. Quasi quasi sciarpa frangiata dell'orologiaio Ottanio, invece questa cos'è? E si apre delle arti oscure. Questa? Beh, no. Siamo alle arti oscure, vai. Ok, vediamo qua sotto se abbiamo avuto un miglioramento oppure no in questi ultimi due o tre livelli. Allora, qui avevamo praticamente il livello 8, attacco 16, e qua niente. 10 il livello, eccezionale, però è sempre attacco 10, quindi non cambia nulla. Vale anche di meno come danarino, quindi va bene così. Manteniamo quello che abbiamo e come giacchetta vediamo se abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo migliorato. Al momento avevamo questa che ci dava un 14 di difesa, questa è peggiore, non ci dà niente. Va benissimo, a questo punto ragazzi continuiamo, torniamo fuori e torniamo alla caccia delle nostre gobiglie. Ah, si è aperta la scala perché la gobiglia dovrebbe essere lassù da qualche parte, l'ho vista prima, vediamo se la vediamo da qua. Non ce la fa, forse da qua la vediamo, vediamo. Ah, più su ancora. Ragazzi, vi ho fatto vedere come si aprono le porte. Alla prossima porta ve lo rispiego un'altra volta. Ma basta fare le somme dei numeri. Se i numeri non ci sono più perché sono. Ci sono più. Comunque, ricordatevi che il primo simbolo che abbiamo qua, questo,
è 0, quindi poi 1, 2, 3 e così via. L'ultimo simbolo che c'è qua sotto è, corrisponde al 9. Quindi mi raccomando ragazzi, non dimenticate queste cose, è importantissimo per fare le somme che devono poi portare il numero che vi interessa. È questo qua, quello a destra e quello sopra, quello a sinistra e quello sotto. Devono mettere il simbolino che vi serve, per, che coincide con il numero che vi serve. A questo punto la gobiglia la vediamo da qualche parte. Io so, ancora più sulla gobiglia, ma dove cavolo? Di qua? Rebellion. Qua che ci Rebellion, qua salve, buona donna. Puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo. Assolutamente non lo immagino minimamente, guarda, io sono un povero Cristo che so pure più lo della luce. Eccoci qua, vediamo che c'è qua sopra, ok, diamo un'occhiatina ai mostri. Dove siamo finiti? Siamo finiti nell'ultimo... Ah, qui abbiamo già aperto, quindi siamo già passati probabilmente. Allora, diamo un'occhiata. Gli occhi aperti. Le sì. Di Zenobia sono in punti. La gobiglia dovrebbe essere qua da qualche parte. Rebellion. Chi è che tossisse? La gobiglia di Zenobia non la vedo, quindi facciamo così. Andiamo qua. Ah, eccolo là. Ragazzi, è più facile che bere un bicchiere d'acqua. Allora, vediamo un pochino se c'è qualcosa da prendere qua in giro, ragazzi, qua c'è qualcosa, non ho visto bene. Niente di che. Niente. Qua, grande. Pagina della guida pratica e siamo arrivati, mi sembra. Oh, questa stanza ospita la Coppa delle Case, trofei di 15, premi di duello e altri riconoscimenti conferiti agli studenti. Chi trasgredisse le regole della scuola potrebbe trovarsi a lucidare a mano l'argenteria qui conservata come memento del valore del duro lavoro. Va bene, e siamo a 7 pagine raccolte della guida. E ci manca una gobiglia, ragazzi. Una gobiglia, andiamo a cercarla subito e poi le portiamo. Questo qui è bruttissimo, potrei fare un gesto così. Lumos. Andiamo. Una risorsa molto utile la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. Dove la gobiglia? Sparita? Ma perché non c'è più la gobiglia? O io vado qua, no? Ah, c'è la decisione. Cos'è? Rebellion. Ragazzi, qualcosa che, non, che mi sconquifera qua, eh? Allora, la gobiglia mi dice che è di qua, no? 20, 19, 17, 18 e mi fa andare qua. Ah, guarda dove è la gobiglia. Ok, questa era l'ultima gobiglia di Zenobia. È l'ultima. Dovevo andare da lei. È certo. Ma dov'è Zenobia? Vediamo che tira che non sia un po' di troppo. Sì, buchiamo per terra il pavimento. Che non sia troppo lontana Zenobia, non vorrei che fosse chissà dove. Zenobia è dall'altra parte del castello qua, quindi allora sto insomma noi siamo lassù, dobbiamo andare qua sotto, quindi praticamente scusate, noi siamo là. Non so niente da andare, torniamo un attimo indietro perché mi sto perso, ragazzi. Mappa. Allora, abbiamo detto, noi siamo il simbolino viola, ovvero quello. La nostra amica Zenobia dovrebbe essere il traguardo. Dov'è il traguardo? È sparito. Andiamo nelle missioni perché è sparita la missione di Zenobia, non so perché. L'avevo persa, ragazzi. Ok, torniamo qua e andiamo a cercare Zenobia. Allora, perfetto, praticamente noi siamo là sotto e dobbiamo venire in questa zona che non possiamo, vediamo un po', seleziona aula di astronomia. Allora, selezioniamo l'aula di astronomia che è la più vicina, ok, poi da qua selezioniamo l'aula di incantesimi. Viaggio veloce e siamo già da Zenobia. Dai, così va bene. Rebellion.
Questo è quello di prima che già svolassava. Là sopra cosa c'è? Ah, è là sopra. Cos'è che vola qua? Ah no, non possiamo prendere questo. No, non possiamo prendere, via. Andiamo nell'aula che dovrebbe essere qua sotto. Anzi, la Zenobia, scusatemi. Ma dove cavolo è Zenobia? Pensavo fosse più vicina. Zenobia! Rebelli. Salve! Che fai tu qua? Mi dai dei punti? No, non mi dà nessun punto questo. Ma madonna, ma cos'hai? La gastrite acuta? Madonna, che gatto! Zenobia, dove stai? Ma io pensavo fossi più vicino, cioè eri qua. Rebellio. Zenobia. Ma dove cacchio sei cacciato? Oh, madonna. Spero che avrai più fortuna di cos'è? Me per rintracciare le mie gobbie. Ah, scusate, non avevo beccato questa. Finestra della bestia serpentiforme. Sebbene i serpe verde, che siamo noi, amino pensare che questa finestra sia un qualche tributo al fondatore della loro casa, si tratta in realtà di una bestia serpentiforme attorcigliata intorno a un albero che protrude dalla bocca del leggendario uomo verde. Hulk! Stavo parlando di Hulk. Va bene, siamo sempre in 12. Dove è Zenobia? Arrivo. Scusami, ma avevo un impegno più urgente. Avrai più fortuna di me nel rintracciare le mie gobbie. Ho già fatto, cara. Ciao, Zenobia. Ho trovato tutte le tue gobbie. Dici davvero? Non credevo che fosse possibile. Come hai fatto? Buon senso e magia di base. Beh, posso riavere le mie gobbie? No. Ma gli vediamo, dai, su, siamo buoni. Certamente, sono tue dopo tutto. Ah, oh, che meraviglia! Ti dedicherò tutte le mie future vittorie. Brava. A proposito, stavo pensando, chissà se ora che ho riavuto le mie gobbie troverò qualcuno con cui giocare in sala. Non credo proprio, pessima idea. Mi sembra una pessima idea. Nessuno vorrà più quella terribile puzza addosso. Perché? Giocare a gobbie è divertente e ora tutti conoscono le regole. Beh, io vado. Augurami buona fortuna. Tanti auguri, ti devo dire. Se ne accoglio, se va bene, vuoi giocare con le gobbie, gioca con le gobbie. Completa le missioni secondarie degli amici e siamo sempre level 12, perfetto. Diamo subito un'occhiata al volo dove possiamo andare in questo momento per proseguire la nostra avventura con il nostro Petronio Potter. Cosa abbiamo qua? Che è successo? Perché c'è qualcosa di nuovo qua? Ah, ti ha regalato l'impugnatura della bacchetta. Diamo un'occhiatina all'impugnatura che abbiamo della bacchetta. Tra l'altro questa che è nuova, vediamo questa che è nuova com'è. Ah, praticamente è come questa, no, non è proprio uguale però. Ora, questa proprio non ci piace. Questa, vediamo, una notevole impugnatura ad anello color viola. Ma è viola, non è, ma neanche viola non è brutta. Ottanio scuro. Teniamo questa qua della nostra amica che ci ha regalato adesso. Dai, teniamo questa che ci ha appena regalato, che magari va bene così, dai. Allora, andiamo un attimino a vedere le missioni da fare. Abbiamo ancora qualche minuto da sperperare. Allora, vediamo un pochino. Segui l'indirizzo a trovare le pagine mancanti del libro, lo stiamo facendo. Allenamento con le combinazioni di incantesimi 2. Cos'è questo? Il club di bacchette incrociate si riunisse regolarmente all'allenatore dell'orologio. Lucan Bradley dovrebbe essere lì. Parla con Lucan, tesoro del castello. Trovi il secondo luogo indicato nella mappa del tesoro di Arthur. A quanto pare devo trovare una fontana raffigurante un drago. L'albero sullo sfondo mi porta a pensare che si trovi in un cortile. Dietro c'è una porta che è stata cerchiata. Ragazzi, e questo? Stando alla ricerca di Grace, l'astrolabio, tutto quello che è in acqua, in mare, quando aveva una muta, le bombole e le pinne,
andremo a trovarla. Va bene, io farei allora in questo punto andiamo nel cortile a cercare il tesoro, dopodiché ragazzi ci salutiamo perché magari siamo già arrivati a una buona parte di minuti per questo episodio. Andiamo a vedere dov'è stato il cortile che ci serve. Allora, perché non... Ah, devo trovare io il secondo luogo. Perché mi fa... Chi c'è qua? C'è qualcuno qua che rompe le scatole. Questo... Ah. Andiamo. Duncan, cosa vuoi? Volevi parlarmi? Sì, sono Duncan Obaus. Piacere di conoscerti. Ovviamente so tutto di te. Hai affrontato draghi e troll. Ne esco molto bene, lo so. Ma non è solo merito mio. Sono state circostanze fortunate. Darò per scontato che la tua reputazione sia meritata e che quindi tu sia esattamente la persona di cui ho bisogno. La professoressa Hecate ci stava insegnando a respingere i mollicci e... purtroppo il mio ha assunto la forma di un... Puffskin. Cos'è? Sono adorabili. Perché mai dovresti averne paura? Sembrano adorabili finché non ti infilano la lingua nel naso. Per quanto io ritenga che la mia paura dei Puffskin sia fondata, la gente inizia a darmi del codardo. Alcuni hanno iniziato addirittura a chiamarmi Puffskin Duncan. Mi dispiace, anche le parole possono ferire. Grazie. Poppy continua a offrirsi di aiutarmi a superare la mia paura, ma non me la sento di accettare. Come se non bastasse, stupidamente mi sono lasciato sfuggire che devo essere più coraggioso di quanto gli altri non credano, visto che sono stato nel corridoio segreto di erbologia. Il corridoio segreto di erbologia? Sì. Gira voce che l'insegnante di erbologia prima della professoressa Allium conservasse lì delle piante pericolose. Dicono che sia completamente infestato e nessuno osa più entrarci. Speravo che potessi andare lì e recuperare delle prove con cui dimostrare che... beh, ci sono entrato. Per esempio, un pezzetto di pianta eccezionalmente pericolosa. Che tipi di piante troverò nel corridoio segreto di erbologia? Ah, non ne ho idea. Mai visto che cosa coltiva la professoressa Allium? Se il professore precedente era come lei, immagino che non siano esattamente innocue. Chi è quella là a fondo? Va bene, se sarò in zona darò un'occhiata. Ottimo, mi faresti davvero un piacere. Se ottieni la prova, vieni a cercarmi. Ti sarò per sempre debitore. Sì, sì, come no. Va bene, coraggio benefico, missione iniziata. Trovi il corridoio segreto di erbolisteria. Corridoio segreto di erbologia. Sì, erbologia. Allora, andiamo di qua. Revelio! Ecco la fontana. Mi sto avvicinando. Ah, ok, quindi che abbiamo missione, ragazzi. Questa missione qua, siamo vicino alla fontana, è meglio che ne approfittiamo per cercare il tesoro del castello, questa, no? Stando alla mappa, c'è una scala che consente di salire. Trova il terzo luogo indicato da Arthur, la fontana. Va bene, potrebbe essere questo, allora. Tanto qua ci deve essere un tesoro qui dietro da qualche parte. E dov'è il tesoro? Io lo vedo qua, ma in realtà non c'è niente. Chi c'è? Perse le chiavi di Dedalo. Non sono meravigliose. Cosa c'è? Va tutto bene? Sì, scusa, è che... io sono Nelly, a proposito. Sono ciao, Nelly. Sono riapparse le chiavi di Dedalo. Le chiavi di chi? Le chiavi di Dedalo. Le avrai di certo viste svolazzare in giro. Sì, cioè... Un vecchia preside, la professoressa Moll, le abbia incantate anni fa per proteggere il contenuto di alcuni armadietti. Il professor Black non le ha mai disincantate e ora, ogni pochi anni, le chiavi ricompaiono. Ah, bene. Prova a prenderne una.
E perché mai dovrei farlo? Ogni chiave ti condurrà a un armadietto chiuso da qualche parte nel castello. Se riesci a inserire la chiave nell'armadietto giusto, impresa non facile, potresti trovare una ricompensa. Perché la preside avrebbe evocato delle chiavi volanti? Stando a ciò che ho sentito, pare che volesse tenere Pix lontano da qualcosa, ma non so se sia vero. È un poltergeist. Pensavo potessero andare ovunque. Vediamo. Sicuramente anche tu cercherai di completare la sfida, no? Ah, ci ho provato, ma non riesco ad andare oltre il primo armadietto. Magari a te andrà meglio. Vorrei tanto sapere cosa contengono gli altri armadietti. Soldi. Gran soldi. Potrei fare un tentativo. Sì, dai. A proposito, ho sentito una delle chiavi nella torre di astronomia. Tieni le orecchie aperte. Allora, da che parte? Cioè, abbiamo tre missioni già qua da Prova fare. Provo a seguire almeno qualche chiave. Vabbè. Se riesci ad aprire quegli armadietti, fammi sapere se contengono qualcosa. Ok. Allora, intanto noi siamo qua. Praticamente, noi dobbiamo essere qua. Trova la chiave. C'è cambiato la missione. Va bene. Astronomia dovrebbe essere... Però qui mi dà qualcosa che non vedo qua. Mi dà qualcosa che non vedo. Ma andiamo su, andiamo a vedere l'astronomia. No, ragazzi, l'astronomia è un piffero. Tupomix vi saluta. Vi ringrazio per essere rimasti qua anche quest'oggi insieme a voi, insieme a lui, cioè a me, cioè io. Con Petronio Potter, il nostro, eccolo qua, Spavaldo Maghetto, che si sta divertendo un sacco qui nella scuola di Hogwarts. E adesso io vi saluto, lui vi saluta, noi vi salutiamo. Vi ricordo che se volete potete iscrivervi al mio canale, non è obbligatorio, se vi interessa, se vi volete fatelo, ma se no non fatelo, non è un problema, ma se lo fate attivate la campanellina perché sarete sempre avvisati ogni volta un nuovo video sarà disponibile sul mio canale YouTube. Se poi volete vedere la playlist, ci sono a disposizione tutto quello che ho messo fino ad oggi sul canale. E se qualcosa vi piace, fatelo un mi piace e così rimarrà marchiato il video con il mi piace. Ma la cosa che io preferisco, ragazzi, sapete benissimo, è un commento. Con commento io capisco quello che vi piace realmente, cosa volete vedere, cosa non volete vedere, cosa volete sentire, cosa non volete sentire. Oltre a, ovviamente, a contenuti di gameplay, portiamo anche altre cose qua e là un po' strane, un po' diverse da solito. Da voi capire quali sono, se poi vi interessano, vi piacciono alcune cose che porto, scrivetelo sempre nei commenti e noi proseguiremo in quel lato, in quella direzione. Tufomix vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio qua nella Scuola dei Maghi con il nostro Petronio Potter. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima. Ciao.